In questo video vogliamo momentaneamente tirare le somme e iniziare come punto di partenza per i prossimi confronti. Abbiamo deciso di assemblare due PC economici per dimostrare per prima cosa che si può giocare più che decentemente anche spendendo poco, ma in particolare ci siamo soffermati su un confronto diretto fra una piattaforma Intel dell'Intel e un AMD. Per entrambe le configurazioni siamo andati sul risparmio, ma senza pregiudicare la qualità. Nel dettaglio, i due PC utilizzano identici case, hard disk alimentatore e scheda video. Il case è un Bitphenix Nova e per quel che costa offre un design elegante, finiture valide e materiali discreti. L'hard disk è un classico caviar blu e l'alimentatore che abbiamo scelto è un BeQuiet System Power 8 da 500 W, che ha una buona componentistica, silenziosità e un wattaggio più che sufficiente. Per quanto riguarda la scheda video, la scelta è stata obbligatoria, un Nvidia GeForce GTX 950. Costa leggermente di più dell'AMD R7 370, ma offre un 15% in più di prestazioni e consumi inferiori. In particolare, il modello Asus a doppia ventola. A livello di caratteristiche tecniche troviamo 768 CUDA core con un boost clock di 1253 MHz e 2 GB di memoria GDDR5 a 6600 MHz. Per alimentare la scheda è necessario un connettore a 6 pin, ma sempre Asus ha da poco rilasciato un nuovo modello, che non necessita di alimentazione aggiuntiva. Questo grazie anche all'ottima architettura Nvidia Maxwell, che ottimizza l'efficienza energetica. La configurazione AMD è caratterizzata dall'Athlon 860K, scheda madre F2 a 68 HM DS2 e 8 GB di DDR3 HyperX Fury a 1866 MHz. Dall'altra parte la piattaforma Intel ha l'ultima famiglia di processori Intel Skylake. L'i3 6100 in combo con la scheda madre ASRock B150 Pro 4S e 8 GB di DDR4 a 2133 MHz. Confrontando le due piattaforme, quella Intel è la più avanzata a livello di architettura e processo produttivo. Invece quella AMD ha un vero quad core e un costo inferiore. Ma adesso vediamo come si sono comportati i due sistemi. L'860K sarà riuscito a tenere testa? Come abbiamo potuto vedere, nei giochi CPU dipendenti, l'860K non riesce a tenere il passo, con FPS in media più bassi o cali frequenti, e un utilizzo costante del 100%. Per quanto riguarda gli altri giochi, in particolare The Witcher 3, le prestazioni si equivalgono. Anche su Rise of the Tomb Raider sono molto simili i due sistemi, grazie in parte alle DirectX 12. Dati alla mano, la piattaforma Intel è superiore in tutto, consumi inferiori, temperature migliori e soprattutto prestazioni nettamente superiori. Oltre a una piattaforma aggiornata con la DDR4, offre la possibilità di effettuare upgrade senza dover cambiare scheda madre. L'unica cosa che può fare la differenza è il prezzo, e la piattaforma AMD costa tra CPU e MOBU un'ottantina di euro in meno. Se avete un budget limitato è l'unica scelta possibile. Tralasciando i problemi riscontrati con l'860K, la combo GTX 950 e 3 6100 permette di giocare tranquillamente, senza particolari problemi a tutti gli ultimi giochi in commercio, a dettagli alti e ad una risoluzione di 1080p. Come detto precedentemente, questo video è un punto di partenza per il futuro. Da qui in avanti rilasceremo ancora questi video confronti, per vedere se grazie a DirectX 12 la situazione AMD migliorerà. Speriamo inoltre che con Zen AMD riesca a tornare competitiva in tutto, non solamente nel prezzo. Se avete consigli da darci o se volete un confronto su un videogioco di vostro interesse, non esitate a lasciare un commento.
Vi ricordo come sempre di visitare il nostro sito per seguire tutte le notizie sul mondo del PC gaming. Un saluto da Matteo e al prossimo video.